Professoressa, allora com'è nato questo progetto, soprattutto come mai l'università ha voluto sposare questa disciplina? Dunque, intanto il progetto nasce dai campionati mondiali che sono stati svolti qui all'Aquila per ben 2 anni di seguito, di skyrunning, e dove gli atleti e gli organizzatori della federazione hanno trovato l'ambiente assolutamente consono ed adeguato a questo tipo di disciplina. Del resto le nostre montagne sono meravigliose, quindi non poteva essere altrimenti. L'università ha sposato questa ricerca perché è un'attività intanto che diciamo, rispetta l'ambiente, vive nell'ambiente, è un'attività che si collega benissimo proprio al benessere dell'uomo che si riflette sull'ambiente, e in questo caso l'ambiente montagna, ma potrebbe essere anche quello marino, collinare, qualsiasi cosa. E noi teniamo molto a questo come obiettivi anche per l'Agenda 2030. E nasce perché diciamo, è un'attività di base, cioè correre, camminare, saltare sono attività di base che non devono essere insegnate o non hanno sovrastrutture tecniche, possono essere svolte da chiunque. E ripeto, questo contatto con la natura le rende particolarmente uniche e particolarmente, diciamo, utili proprio per riportarci a un senso di natura, un senso di libertà, un senso di gradevolezza nel gestire lo sport e l'attività motoria nell'ambiente che ci circonda, in questo caso l'Aquila, l'ambiente montano, per cui ecco, è assolutamente giusto. Ecco, in tutto adeguato. Questo c'è la promozione del territorio, no? Che non certo. È un aspetto secondario. È forse la cosa principale, tant'è vero che noi diventiamo capofila di una ricerca insieme ad altre università che non hanno le nostre caratteristiche, quindi fondamentalmente perché noi capofila? Perché abbiamo questa caratteristica particolare di essere dentro questa montagna bellissima che è la vetta più alta dell'Appennino, per cui insomma ci rende unici da questo punto di vista. Certo, ci sarà un duro lavoro da affrontare, creeremo un tavolo tecnico-scientifico al quale saranno sedute le rappresentanze di queste università partnership straniere, noi chiaramente dell'Aquila, e che speriamo e auspichiamo di avere anche dei supporti, no? Dei giovani che possano traslare questo lavoro nel futuro. E credo molto in questo progetto, devo dire la verità, un po' perché sono una persona molto legata all'ambiente e un po' perché credo che lo skyrunning sia proprio una dimensione, se vogliamo, subliminata un po' dell'attività motoria dello sport.